Come sempre, un po' di relax all'inizio. Allora, gambe piegate, schiena giù, fai scivolare le scapole verso la vita, ruota le braccia all'esterno per avere il palmo delle mani che guarda il cielo. Spingi la parte posteriore della testa lontana dalle spalle, chiudi gli occhi. Inspira profondamente ed espira sospirando con la bocca aperta. Ancora una volta. E una terza volta. Rilassa la fronte. Il viso. Rilassa la bocca, la gola, rilassa la nuca e le spalle. Rilassa la schiena. Osserva la sensazione della pelle a contatto con il tappetino. Osserva la pressione, osserva il calore. Rilassa la zona lombare. Ed il ventre. Rilassa il bacino, le gambe, ginocchia, caviglie e piedi. Inizia a osservare il tuo respiro. Osserva la lunghezza del tuo respiro. Osserva la velocità del tuo respiro. Osserva se il tuo respiro è costante dall'inizio alla fine o se ci sono delle variazioni. Osserva le pause tra inspirazione ed espirazione e tra espirazione ed inspirazione. Osserva. Osserva ogni elemento del tuo respiro, ogni aspetto del tuo respiro. Osserva come se tu osservassi il respiro di qualcun altro. Testimone, non protagonista. E adesso prendi il controllo del tuo respiro.
e crea un respiro più lungo e lento. E mantenendo questo respiro lungo e lento, crea anche un respiro costante, senza variazioni, dall'inizio alla fine. Osserva i tuoi polmoni riempirsi piano piano. E controlla anche l'espirazione. Lasciali svuotare piano piano. Costante dall'inizio alla fine. Respiro lento e lungo. Costante dall'inizio alla fine. Respiro lungo e lento. Se ci sono dei pensieri che arrivano, è normale. Ma appena ti accorgi che la tua mente inizia a vagare, riportala alla tua respirazione. Respirazione lunga e lenta. Ancora qualche istante. Adesso ritorna ad un respiro normale, libero, non controllato, ma osserva la sensazione di calma e di rilassamento che questo respiro controllato ha creato nel tuo corpo. Ruota sul lato destro e spingi con il braccio sinistro per tirarti su.
Inspira profondamente, ruota sul lato destro, rimani sul lato destro per qualche istante, prima di spingere con il braccio sinistro per tirarti su. Ok, metti le mani sulle ginocchia, tira sullo sterno, scapole giù e inizia a creare dei cerchi con le lombari, come una specie di danza del ventre. Ok, perfetto. Ruota anche dall'altra parte. E mettiti a quattro zampe. Le mani direttamente sotto le spalle, ginocchia direttamente sotto le anche. Inspira profondamente con l'espirazione. Ruota il bacino indietro, spingi la colonna vertebrale verso il cielo, guardati l'ombelico. Inspira, ruota il bacino in avanti, lascia scendere la colonna vertebrale e guarda il cielo. Espira, ruota il bacino indietro, spingi la colonna vertebrale verso il cielo, guardati l'ombelico. Inspira, ruota il bacino in avanti, guarda il cielo. Ancora due movimenti. La prossima volta che arrivi con la schiena parallela al suolo, fermati lì, fai un piccolo passo indietro con le ginocchia, allarga i piedi, punta i piedi, inspira profondamente con l'espirazione, spingi il sedere indietro e le spalle giù, mantieni le spalle il più possibile giù e inizia a stendere le gambe. Spingi la gabbia toracica verso i piedi. Tira su i talloni più alti possibile e ruota il bacino in avanti. Mentre ruoti il bacino in avanti, spingi ancora di più le spalle, le clavicole e la gabbia toracica verso i piedi. Oh, perfetto, bravissima! E là, piano piano, lascia scendere i talloni. Rimani in questa posizione. Per tre respirazioni continua a spingere le spalle, clavicole e gabbia toracica verso i piedi. Alla fine della terza respirazione, inspira profondamente, spingi il tuo corpo in avanti, piega la gamba destra e metti il piede destro fra le mani, abbassa il ginocchio sinistro per aiutarti a mettere il piede destro fra le mani. Piede destro in avanti, piede sinistro indietro. Okay. Perfetto. Sposta il tuo piede destro ancora più in avanti per avere il ginocchio dietro alla caviglia. Cammina ancora in avanti, ancora con il piede destro. Ancora. Ok, perfetto. Adesso punta il piede sinistro e spingi il tallone sinistro indietro. Perfetto, ottimo. Mantieni il petto e la gamba destra in contatto. Fai scendere il bacino. Ok, perfetto. Continua a spingere il tallone sinistro indietro, tre respiri lunghi e lenti.
Alla fine del terzo respiro, abbassa il ginocchio sinistro, metti il piede sinistro a terra e stendi la gamba destra. Mantieni il petto e la gamba in contatto. Ok, perfetto. Stendi la gamba il più possibile, ma sempre mantenendo il petto e la gamba in contatto. Tre respiri, lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, tira sul busto. Ok. Metti le mani sui fianchi. Ruota il bacino indietro per allungare il linguine sinistro. Ruota il bacino indietro. Fai scivolare il coccige giù e tira su il pube. Ok. Mantenendo questa rotazione del bacino, piega di nuovo la gamba destra. Di nuovo stando attenti a mantenere il bacino ruotato indietro. Più il bacino ruota indietro, più il ventre rimane. Perfetto. Più il ventre rimane indietro. E è questo quello che vogliamo fare. Mantenere il busto direttamente sopra il bacino, con il bacino ruotato indietro per avere il ventre dentro. E nello stesso momento allungare il linguine sinistro. Ok, gli ultimi istanti. Cambia gamba. Una ricerca ha dato questi risultati. Gamba sinistra davanti. Mantieni il piede sinistro bene in avanti, così riuscirai ad avere il ginocchio dietro la caviglia quando metti il petto sulla gamba. Cammina ancora più in avanti. No, 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 più in avanti con il piede. Ancora, 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 ancora. Ok, perfetto. Va benissimo così. Adesso mantieni il petto e la gamba insieme, punta il piede destro e spingi il tallone destro indietro. Ok, perfetto. Tre respiri lunghi e lenti, abbassa il bacino il più possibile, ma nello stesso momento spingi il tallone destro indietro. Ok. Alla fine del terzo respiro, abbassa il ginocchio destro e stendi la gamba sinistra. Mantieni petto e gamba in connessione. Petto sempre insieme alla gamba per proteggere le lombari. Ok, perfetto. Tre respiri anche qua. Alla fine del terzo respiro, tira su il busto. Metti le mani sui fianchi. E inizia a ruotare il bacino indietro. Quindi fai scivolare il coccige verso il basso. Tira su il pube per allungare il linguine destro. Ok. Mantenendo questo movimento di rotazione indietro del bacino, piega la gamba sinistra. Mantieni il busto direttamente sopra il bacino. Continua a ruotare il bacino indietro per continuare a allungare il linguine destro e per permettere al ventre di rientrare. Ok, tira sullo sterno, scapole giù.
Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, metti le mani a terra, metti le ginocchia indietro. Ok, di nuovo fai un piccolo passo indietro con le ginocchia, allarga i piedi, punta i piedi, spingi con il sedere indietro le spalle giù, mantieni le spalle giù e piano piano inizi a stendere le gambe. Fin dall'inizio inizia a spingere spalle, clavicole e gabbia toracica verso i piedi. L'idea è di avere una linea dritta fra le mani e il bacino. Tira sui talloni più alti possibile, ruota il bacino in avanti e spinge ancora di più la gabbia toracica, le spalle e le clavicole verso i piedi. Mantenendo questa spinta verso i piedi, lascia i talloni scendere, anche se scenderanno di pochi centimetri, anzi di pochi millimetri, non è un problema. La priorità è la schiena. Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, piano piano, cammina indietro con le mani. Metti le mani sui fianchi, piega le ginocchia e tirati su. Ok. Metti le mani sui fianchi. Di nuovo, piede sinistro in avanti, piede destro indietro. Ok. Tira sullo sterno, scapole giù. Inspira profondamente, con l'espirazione ruota il bacino in avanti e inizia a scendere. Guarda davanti a te per aiutarti ad allungare la colonna vertebrale. Ok, fermati al massimo con la schiena parallela al suolo, non scendere di più. Continua a guardare davanti a te. Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, risali su. Intreccia le dita dietro al sedere. Ok. Tira sullo sterno, scapole giù e stendi le braccia. Spingi le due mani verso la parte dietro del tappetino. Braccia tese. Inspira, con l'espirazione piega la gamba destra, ma nello stesso momento spingi le mani indietro per avere il busto direttamente sopra il bacino. Anche in questa posizione ruota il bacino indietro. Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, rilassa le braccia e stendi la gamba sinistra. Ok. Cambio gamba, gamba destra davanti, gamba sinistra indietro. Tira sullo sterno, scapoli giù, metti le mani sui fianchi, avvicina i due gomiti, inspira profondamente, con l'espirazione ruota il bacino in avanti e inizia a scendere. Mantieni la schiena dritta, continua a guardare davanti a te e arriva al massimo con la schiena parallela al suolo. Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, piano piano, tirati su. Intreccia le mani dietro al sedere, tira sullo sterno, scapole giù, stendi le braccia. Spingi le mani verso la parte posteriore del tappetino. Ruota il bacino indietro
per avere la gabbia toracica direttamente sopra il bacino, mantieni la gabbia toracica direttamente sopra il bacino e inizia a piegare la gamba destra. Tira sullo sterno, scapole giù, spingi le mani un po' più indietro. Tre respiri, lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, piano piano, stendi la gamba destra e rilassa le braccia. Vieni in Tadasana, la posizione della montagna. Metti due alluci in contatto, separa leggermente i talloni. Ruota il bacino indietro e osserva che quando ruoti il bacino indietro, il ventre rientra naturalmente, senza contrazione degli addominali. Una cosa molto più naturale. Ruota il bacino indietro, puoi anche piegare leggermente le ginocchia se per te è più semplice. Rilassa il ventre, ma permetti al ventre di rientrare per allineare anche le lombari. Tira sullo sterno, scapole giù. Immaginati di avere un filo che ti tira verso il cielo, che parte giusto dietro la testa. Chiudi gli occhi. E immaginati di essere tirata verso il cielo da questo filo. Diventa più alta grazie a questo filo. Tira sullo sterno. Apri la gabbia toracica. E rilassati. Inizia ad osservare il tuo corpo dall'interno. Osserva tutte le piccole sensazioni all'interno del tuo corpo. Delle sensazioni fisiche che non riesci magari a spiegare. Prova ad osservare le tue mani, ad esempio. Osserva se ci sono delle sensazioni strane, come dei formicolii. Osserva se ci sono delle sensazioni strane intorno al ventre o intorno alla fronte o alla base della gola. Osserva. Osserva te stessa. Ancora gli ultimi istanti. Apri gli occhi. Sposta il peso del tuo corpo sulla gamba destra, tira sulla gamba sinistra e lascia che il ginocchio sinistro si apra lateralmente. Metti il piede sinistro in connessione con la gamba destra, non importa a che livello, ma non prenderlo con la mano. Metti le mani in posizione di preghiera davanti al cuore, abbassa le spalle, abbassa le scapole. Inspira, con l'espirazione tira sulle braccia e allinea le mani con il centro della testa. Apri i gomiti lateralmente, abbassa le spalle anche qua. Mantieni i gomiti in questa posizione e apri gli avambracci. Abbassa ancora di più le spalle. Ok, perfetto. Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro,
Ancora tre. E cerca di osservare se ci sono delle sensazioni particolari a livello della fronte. Alla fine della terza respirazione, ancora tre respiri. Alla fine del terzo ed ultimo respiro, piano piano fai scendere braccia e gambe nello stesso istante. Chiudi gli occhi e di nuovo osserva il tuo corpo. Giusto per qualche istante. Osserva se il tuo corpo si muove. Apri gli occhi di nuovo, sposta il peso del tuo corpo sulla gamba sinistra, tira sulla gamba destra. Apri la gamba destra lateralmente e metti il piede destro in connessione con la gamba sinistra. Metti le mani in posizione di preghiera davanti al cuore. Inspira profondamente, con l'espirazione tira sulle braccia, ma abbassa le spalle. Metti le mani allineate alla parte centrale della testa. Allarga i gomiti lateralmente e, mantenendo i gomiti larghi, apri le avambraccia. Abbassa le spalle. Ok. Se la gamba scende, non è la fine del mondo, ritirala su. Anche gli alberi si muovono. Figurati se non possiamo muoverci noi. Mantieni le spalle giù, tre respirazioni. Alla fine della terza, ancora tre. E cerca di osservare delle sensazioni a livello della testa. Rilassa la mascella. Alla fine della terza, ancora tre. E alla fine della nona respirazione, piano piano, fai scendere gambe e braccia. Chiudi gli occhi. Rilassa il tuo corpo. Osserva il tuo corpo, anche se c'è un'oscillazione. Osserva questa oscillazione. Segui l'oscillazione. Se il tuo corpo oscilla, vuol dire semplicemente che l'energia all'interno del tuo corpo hanno iniziato a muoversi. Quindi, invece di voler sempre controllare tutto, lasciati andare. E lascia questa energia fluire. Osserva se ci sono delle sensazioni a livello della fronte. Delle sensazioni che magari sono difficili da spiegare, come una certa sensazione di freschezza o di leggerezza a livello del terzo occhio. Dalla fronte scendi piano piano fino alla base della gola. E anche nella base della gola osserva. Osserva se ci sono altre sensazioni. Sensazione di apertura o di chiusura. E da lì scendi ancora, fino al tuo cuore. E intorno al cuore osserva se ci sono altre sensazioni.
Dal cuore scendi ancora al diaframma o ancora, ancora meglio, tra il diaframma e l'ombelico. Osserva se ci sono delle sensazioni. Scendi ancora tra l'ombelico e il pube. Osserva se ci sono delle sensazioni. E da qua scendi ancora a livello del bacino. Ed osserva. Le sensazioni ci possono essere o non essere. Non è obbligatorio sentire. E anzi, se il tuo corpo è completamente allineato, le sensazioni non ci saranno, perché è già completamente allineato e bilanciato. Quindi osserva, ma senza giudicare, senza voler sentire o non sentire. Anche qua diventa testimone di te stesso. Piano piano apri gli occhi, allarga le gambe, metti le mani sui fianchi, tira sullo sterno, scapole giù, inspira profondamente, con l'espirazione ruota il bacino in avanti, e scendi con la schiena il più possibile. Rilassa le braccia, lascia che le braccia scendano verso il suolo. Mantieni il peso del tuo corpo sull'avampiede. Rilassa la schiena, rilassa la nuca, rilassa il viso, le braccia, le spalle. Rilassa il ventre. Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, tira su il busto fino ad avere il busto parallelo al suolo. Mantieni il busto parallelo al suolo e metti la mano destra a terra. Ok. Tira sullo sterno, scapole giù, spingi con la mano a terra e spingi la spalla destra verso sinistra. Tira su la spalla sinistra e il braccio sinistro. Allinea le mani e le braccia. Immaginati che qualcuno ti tiri la mano sinistra verso il cielo. Tre respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro fai scendere la mano sinistra, metti la mano sinistra direttamente sotto al viso, tira sul braccio destro, allinea mano e braccia. Tre respiri, di nuovo lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro fai scendere di nuovo la mano destra, metti le mani sui fianchi, piega le ginocchia e piano piano tirati su. Tira su il busto. Ok. Ruota la gamba destra all'esterno. Tallone sinistro un po' più indietro. Ok. Ruota il bacino indietro, quindi tira su il pube, tira sullo sterno, scapole giù, allarga le braccia. Inspira profondamente, con l'espirazione inizia a scendere verso destra, ma immaginati che qualcuno ti tiri la mano sinistra indietro.
Mantieni le due braccia parallele al suolo. Scendi, 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 ma mantieni sempre le braccia parallele al suolo. Ok. Quando arrivi al tuo massimo, blocca il busto, non lasciarlo scendere di più, metti la mano destra davanti alla gamba destra. Non far scendere il busto. Ok, perfetto. Tira su il braccio sinistro e rimani lì, 3 respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, piano piano tirati su. Ok. Ruota gamba sinistra verso sinistra. Tallone destro indietro. Pube su, sterno su, scapole giù, coccige giù. Ok. Tira sulle braccia, inspira profondamente con l'espirazione. Inizia a scendere verso sinistra, ma immaginati che qualcuno ti tiri il braccio destro indietro. Ok. Scendi, 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 scendi. Quando arrivi al tuo massimo, non scendere più con il busto, blocca completamente il busto, lascia la mano sinistra scendere davanti alla gamba sinistra. Perfetto. Tira su il braccio destro. Adesso, giusto per andare un attimo più in profondità, spingi con la mano sinistra, contro la gamba sinistra per ruotare il busto leggermente verso il cielo. Ok, perfetto. 3 respiri lunghi e lenti. Alla fine del terzo respiro, piano piano, tirati su. Mani sui fianchi, ruota di nuovo, la gamba destra a destra, tallone sinistro indietro. Tira sullo sterno, scapole giù e di nuovo stendi le braccia. Mantieni il busto in questa posizione. Piano piano, millimetro per millimetro, inizia a piegare la gamba destra, ma blocca il bacino e la schiena. Tira sullo sterno, scapole giù. Rimani così, 3 respiri lunghi e lenti. Rilassa il viso, rilassa la mascella. Respira il più possibile dal naso. Immaginati di avere un respiro come se tu fossi sul divano. Bella tranquilla. Il respiro deve essere esattamente in questo modo, anche se stai facendo un'attività fisica. Piano piano, tira su, stendi la gamba, metti giù le braccia, ruota verso sinistra. Piede sinistra a sinistra, tallone destro un po' più indietro. Tira sullo sterno, scapole giù, pube su, sterno su, scapole giù, coccige giù, tira sulle braccia, mantieni il busto in questa posizione e piano piano inizia a piegare la gamba sinistra. Di nuovo rilassa il viso, respira dal naso, come se tu fossi sul divano. Bella tranquilla. Piano piano stendi la gamba sinistra, abbassa le braccia. Adesso Charlie Chaplin. E di nuovo Tadasana, posizione della montagna. Spingi con i piedi contro al suolo come per diventare più grande, ma spalle, braccia e mani scendono verso il suolo come per toccare il suolo. Chiudi gli occhi. E anche se hai gli occhi chiusi, immaginati di guardare o al livello degli occhi o un po' più in alto.
Tre respiri. Apri gli occhi. Adesso sposta il peso sulla gamba destra. Tira su il ginocchio sinistro. Ruota la gamba sinistra all'esterno e tira su la parte interna della caviglia sinistra verso il cielo. Piega la gamba destra. Che è una posizione strana, lo so. Posizione estremamente strana. Okay. Lascia la parte sinistra del bacino scendere un po' e lascia la parte destra del bacino muoversi leggermente verso destra. Ok. Metti le braccia in posizione di cactus, ma ruota i polsi per avere le mani verso il cielo. Ok. Spingi i due pollici indietro per aprire la gabbia toracica e fai scendere spalla e gomito destro. Tre respiri. Alla fine del terzo respiro, torna in Tadasana. Chiudi gli occhi e osserva brevemente il tuo corpo, le gambe, il busto, le braccia, che hanno lavorato in modo differente a destra e a sinistra. Diventa cosciente dei muscoli che hai utilizzato qualche istante fa. Sposta il peso del tuo corpo sulla gamba sinistra, apri gli occhi, tira su la gamba destra. Ruota la coscia destra all'esterno per tirare su la parte interna della caviglia destra verso il cielo. Lascia il bacino, la parte destra del bacino scendere e la parte sinistra andare verso sinistra. Mantieni la gamba sinistra piegata leggermente, perfetto, bravissima. Metti le mani in posizione di cactus, ma ruota i polsi per avere il palmo delle mani verso il cielo. E adesso abbassa spalla e gomito sinistro e tira su leggermente spalla e gomito destro. Tre respiri, lunghi e lenti, tira sullo sterno, scapole giù. E alla fine del terzo respiro, piano piano, torna in Tadasana. Chiudi gli occhi e osserva se ci sono delle sensazioni all'interno del tuo corpo, come abbiamo fatto prima. Parti dalla fronte e piano piano scendi a livello della gola, a livello del cuore, a livello del ventre. Osserva il ventre, osserva le gambe, le braccia. Piano piano apri gli occhi e scendi a terra per Shavasana. Nel caso, sono quasi le 12:30 perché sono andato un po' più avanti col fatto che abbiamo iniziato dopo. Ok, perfetto. Allora, giù a terra per Shavasana. Se hai della tensione a livello lombare, mantieni le ginocchia piegate, altrimenti entra nella posizione normale di Shavasana, quindi con le gambe tese che ruotano all'esterno. Anche le braccia ruotano all'esterno e le scapole scivolano verso la vita. Prenditi una coperta o qualsiasi cosa che possa renderti questi minuti di Shavasana confortevoli. Spingi la parte dietro della testa, allontana dalle spalle per allungare la colonna vertebrale. Chiudi gli occhi.
E per i primi istanti di Shavasana, voglio che tu inizi un dialogo con te stessa e parla a te stessa come se tu fossi la tua migliore amica. Quindi fai le congratulazioni a te stessa per quello che hai fatto oggi. Di a te stessa brava. Di a te stessa sei bellissima oggi. Di a te stessa sei veramente forte. Fatti ancora qualche complimento prima di rilassarti completamente. Alla fine di Shavasana canterò un mantra e alla fine del mantra ti aiuterò ad uscire dalla posizione, ma fino a quel momento rilassati completamente.
Tvameva mata chapita tvameva tvameva bandhu chasaka tvameva tvameva vidya travinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva tvameva sarvam mama deva deva tvameva sarvam mama deva deva. Dolcemente torna a muovere le dita dei piedi e delle mani. Riporta la coscienza nel tuo corpo. Inspira profondamente ed espira sospirando con la bocca aperta. Lascia andare tutte le tensioni fisiche e mentali. Ancora una volta. Piega le ginocchia, ruota sul lato destro. Rimani sul lato destro per qualche istante. Prima di spingere con il braccio sinistro per tirarti su. Siediti confortevolmente per il canto di Tre Om. Mantieni la schiena dritta, come sempre. E metti pollice ed indice in contatto, palmo delle mani verso il suolo o verso il cielo. Chiudi gli occhi, inspira profondamente. Posizione di preghiera davanti al cuore. Apri gli occhi. Namaste.